Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata. Oggi vorrei parlarvi del nuovo Moonswatch che uscirà tra pochi giorni, il 27 di dicembre di quest'anno, quindi sarà l'ultima versione di quest'anno. Prima però di parlarvi di questo orologio, permettetemi di augurarvi un felice Natale. Io spero che lo passiate tutti in famiglia e lo passiate con i vostri cari. Con questo video, insomma, spero di allietarvi anche il Natale, oltre che naturalmente anche gli altri giorni che seguiranno. Per tornare all'orologio stesso, questo è un orologio, il Moonswatch della Swatch, che ha avuto un enorme successo, bene o male. Si pensa che siano stati venduti da 1 milione a 1,5 milioni di pezzi. Chiaramente l'iconicità dell'Omega Speedmaster Moonwatch ha tracciato le linee di questo orologio, che di fatto è un omaggio proprio all'Omega Speedmaster, che è diventato ormai piano piano, insomma, è diventato un orologio impossibile quasi da avere, perché è un orologio molto costoso, quindi riservato veramente a una nicchia di persone che oltretutto spesso non lo utilizzano neanche perché sperano in una sua rivalutazione. Ma lasciamo perdere questo discorso, che ho trattato più volte e che io stesso ritengo impossibile. Ma invece questo Omega Speedmaster ha dato proprio la possibilità alla Swatch di realizzare di poter utilizzare questo suo design e renderlo, ecco così, popolare, perché 1 milione, 1,5 milioni di orologi sono veramente tanti. E questi orologi si sono potuti acquistare soltanto in alcuni negozi, quindi anche la distribuzione stessa dell'orologio è stata in qualche modo anche abbastanza limitata, in qualche possiamo dire. Quindi avrebbero potuto fare ancora di più. Naturalmente ci sono delle persone che conoscono bene il marketing e quindi probabilmente non hanno voluto rendere questo orologio troppo facile, ecco, da avere. Allora, questa ultima versione viene chiamata Cold Moon. Non chiedetemi perché Cold Moon, io non l'ho capito. Oppure Snowflake, ecco, Snowflake, che vuol dire fiocco di neve, invece l'ho capito. Perché la sfera dei. Io metterò anche un'immagine di questo orologio in copertina. La sfera dei secondi cronografici è dorata e poi c'è questo motivo di fiocchi di neve disegnato sopra. E quindi, insomma, l'orologio mi sembrava indicato proprio per parlarne per questo Natale. Io concludo, ecco, questo video ancora facendovi gli auguri, insomma, sperando veramente che questo sia un Natale, pieno di, insomma, di serenità. E l'ultimo pensiero, insomma, per questo, più che altro, insomma, una preghiera, che va al popolo palestinese e anche al popolo israeliano, che in questo momento qui sono in guerra. Insomma, la situazione è drammatica in quei posti. Non solo a questo punto viene bombardato solamente il nord della Palestina, ma anche il sud. Questa popolazione è impossibilitata proprio anche dal fuggire, non arrivano neanche gli aiuti umanitari, quindi è una situazione veramente più che drammatica. Concludo, diciamo così, questo video. Con questo pensiero, col pensiero veramente di chi soffre, e vi saluto. Come sempre, se vi è piaciuto questo video, mettete un like, se lo ritenete opportuno, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti.